Ma porca miseria, ma come cazzo se ne è caduto sto microfono? Salve amici di Nerderia in compagnia e bentornati su... Quindi, salve a tutti amici di Nerderia in compagnia e bentornati su Deep Podcast. Sigla! Ah no, ma non dobbiamo aspettare per la sigla, giusto? Infatti stavo Taglia, aspettando che te l'accorgessi. dimenticavo che... Comunque, come da titolo, oggi parleremo di un argomento molto molto importante, che tra l'altro è l'argomento preferito di Varavan. Varavan, esatto, perché lui è Varavan, Esatto. mentre io sono Herald Richards. Capito perché l'abbiamo già fatta questa cosa, facciamo uscire lì e quindi Potrebbe cadermi di nuovo il microfono e ricominciamo da capo. No, però per ora ancora qui, quindi sappiamo da dove ripartire. Chi è che non ha sentito mai parlare di Azzurrina? Azzurrina. Perché c'è Darth Maul? C'è scritto Non Azzurrina. lo so, forse questa È tipo ragazza. Bloody Mary. No, 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 no. È un fantasma che tecnicamente vive nel castello di Montebello, fantasma toscano, quindi. E lei quando era piccola si chiamava, cioè quando era in vita, insomma, si chiamava Gwendalina. E però si dice sia morta in seguito ad una malattia, perché voi sapete che in quegli anni Era un attimo. un attimo prima, poi se è morto, che è morto in seguito ad una febbre in Però ci hai primavera. fatto caso una cosa. Questa qua non c'entra molto. Molti ti dicono, non si scherza sulle morti altrui, capito? È brutto. Tipo, a me lo dicono sempre, perché faccio sempre battute, anche su uno che è morto ieri, Sì. no? Faccio sempre battute. Però su quelli morti 300 anni fa o tanto tempo fa, nessuno mi frega un cazzo. Sono morti pure quelli, non è che si è passato il tempo, capito? Eh sì, è Cioè, è vero. stupido, non lo fai con nessuno, la battuta la fai con tutti. E questa qua infatti è una cosa interessante, che ha detto anche l'altra volta, soltanto che l'ho tagliata, questa Ah, volta la veramente, perché metterò, l'altra sì. volta. Vabbè, comunque, sta Azzurrina è Comunque è morta di figlia malattie. di Ugolinoccio, così si chiamava, Ugolino Conte, che era uno di... No, no, il conte Ugolino, no, 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 ah. quella è un'altra cosa. No, no, Ugolinoccio, Eh? che è appunto il castello di Montebello, è morto in seguito ad una malattia e si dice che sia rimasta lì a infestare il Castello. castello. Il fatto che Azzurrina, negli anni, questo non tutti lo sanno, è stata attribuita ad un sacco di apparizioni anche al di fuori dell'ambito della leggenda toscana, che insomma si trovasse, ci fosse una leggenda di una bambina, perché sembra una bambina, perché fanno sempre più paura le bambine, perché giustamente di notte se vedi una bambina che canta da sola, te caghi sotto, insomma. E che lì, Come Men in Black. dicevano, Azzurrina, Azzurrina, è erroneo, perché Azzurrina in realtà è prevalentemente accostata a questo tipo di leggenda, che poi ve la voglio anche leggere, perché molto molto bello. Si dice fosse una bambina albina e siccome la superstizione popolare dell'epoca collegava l'albinismo a eventi di natura diabolica, la madre avrebbe deciso di tingerle periodicamente i capelli di nero. Tuttavia, la tintura sarebbe stata fatta con pigmenti di natura vegetale estremamente volatili, complice la scarsa capacità dei capelli albini di trattenere i pigmenti. In realtà pensavo che era molto più facile trattenere i pigmenti, perché sennò già bianchi. Eh no, perché quello è il problema dell'albinismo. Cioè che loro non riescono a trattenere i pigmenti. No, lo so, però, presente, quando ti fa la tinta, ti fa la decolorazione, che ti fa diventare Sì, bianchi. però a te i tuoi capelli riescono a trattenere i pigmenti. Ah, non lo sapevo Loro no, perciò questo perdono. Avrebbero dato alla chioma della bimba riflessi azzurri, come i suoi occhi. In tale modo avrebbe avuto origine il suo nome, anzi il suo soprannome di... Bravo. Azzurrina. A causa di questo fatto, il padre decise di farla vivere sotto la continua sorveglianza di due guardie, Domenico e Ruggero. Perché sti nomi? Perché? Perché Mio cugino si chiama Domenico, No, perché lo fa so, ridere? però Domenico e Ruggero, che mi sono nomi scemi. Donato e Franco. È peggio ancora. E di non farla mai uscire dal castello, per proteggerla dalle dicerie e dal pregiudizio popolare. Si dice che il 21 giugno del 1375, perché devo ridere? 1375, mi viene da ridere ora che sta per morire, mentre il padre combatteva in battaglia. Non lo so per ridere. Si dice che il 21 giugno 1375, mentre il padre Si dice che il 21 giugno 1375, mentre il padre combatteva in battaglia lontano dalla residenza, stava giocando al castello di Montebello di Torriano. Non lo so, che io ho scempiato l'attacco.
Si dice che il 21 giugno 1375, mentre il padre combatteva in battaglia lontano dalla residenza azzurrina, sempre vigilato da due guardiani, stava giocando nel castello di Montebello di Torriana con una pala di stracci mentre fuori curiamo un temporale. Stasi cercato però, cioè, ma a parte, ma ste guardie che cazzo controllino? Scusami. Tra l'altro una cosa che non fa. Secondo il successivo resoconto delle guardie, a un certo punto la pala sarebbe caduta lungo la scala che conduce all'interno della ghiacciaia, nell'intento di recuperare la palla. Le guardie avrebbero sentito un urlo provenire dalla ghiacciaia e sarebbero accorse nel locale, entrando all'unico ingresso, ma non avrebbero trovato traccia né della palla né della bambina, che non venne mai più ritrovata. La leggenda vuole che il fantasma della bambina sia ancora presente nel castello e che faccia sentire la propria voce ogni 5 anni, in concomitanza con il solstizio d'estate. Il solstizio d'estate del calendario o il solstizio, il vero solstizio d'estate che è prima di luglio e a giugno? Ma io che cazzo ne so? Anzi, non è morta di malattia, ma si dice che sia morta nella ghiacciaia. Comunque, da quel momento in poi si diceva si sentisse il lamento della bambina che ancora. A me ora mi sono girato a domandare le due guardie non stare sempre con lei, perennemente. Sì. Non farla uscire dal castello, proteggerla. Quindi vuol dire che c'è proprio bodyguard, sei sempre vicino a essa. Ok, stai immaginando in bagno? No, a lavarla. No, quello no. Sta giocando a palla, vuol dire che tu stai lì tipo seduto a guardarla, d'accordo? Se la palla cade, no? La fai andare a prendere la bambina veramente, non dici, vabbè, te la capiglia io, in primis. E in secondo luogo, cazzo, 2 secondi ci è voluto, no? Se vede che non tornava, cioè capi, quello è il fatto. Poi perché la fai giocare un temporale? Io ce l'ho un presentimento. Secondo me la storia non è vera. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get